La più bell'opera e la più stupenda non dico che si sia mai fatta, ma che si possa mai fare nell'arte della scultura. Nell'agosto del 1873, la scultura del Davide di Michelangelo lascia l'originaria collocazione in Piazza della Signoria per trovare definitiva sistemazione e adeguata protezione nella tribuna della Galleria dell'Accademia, ancora in costruzione, progettata dall'architetto Emilio De Fabris. Il nuovo museo sarà aperto al pubblico nel 1882. Così decontestualizzata, liberata dall'aderenza e dall'interazione con un luogo tanto denso di monumenti e simboli, l'opera vede attenuato il proprio significato politico, quasi ibernata nei valori estetici che sono alla base della sua fama e della sua fortuna. Nel 1501 Michelangelo Buonarroti intraprende la realizzazione del David, che rappresenta la cifra artistica del Rinascimento fiorentino ed è una delle opere universalmente riconosciute tra le più rappresentative dell'arte italiana. Il legame culturale di Firenze con la classicità ellenica, reso ancora più forte in questa città dal Concilio dei Greci del 1439, sostanzia il Rinascimento. Il Buonarroti adotta nel David la matrice figurativa della scultura dell'antica Grecia, pervenuta attraverso le copie marmoree di epoca romana, la rappresentazione del mito e l'esaltazione dell'eroe, con una sintassi che conferisce ritmo ed equilibrio all'immagine. L'evidente e per l'epoca innovativo riferimento all'armonia del canone greco viene declinato da Michelangelo in ragione delle esigenze prospettiche dettate da quella che avrebbe dovuto essere la collocazione originaria dell'opera, in posizione molto elevata, all'estremità di un contrafforte dell'abside di Santa Maria del Fiore. La potenza del corpo nudo posizionato nell'attesa dell'evento e l'espressione del volto, teso e concentrato su quanto sta per avvenire, pronto ad un destino che egli scorge, significano per la Firenze di quegli anni un potente simbolo laico che comunica i valori civici di libertà e di lotta contro la tirannide, posti a fondamento della Repubblica. Terminata l'opera, nell'anno 1504, per volontà del governo repubblicano e del suo gonfaloniere di giustizia Pier Soderini, la scultura viene collocata nell'arengario del Palazzo della Signoria. Un David giovane, con la frombola in mano, a ciò che, siccome aveva difeso il suo popolo e governatolo con giustizia, così chi governava quella città dovesse animosamente difenderla e giustamente governarla. Riprodurre un originale era qualcosa di noto sin dai tempi molto antichi. I romani, che amavano vivere alla greca, hanno reso molto efficiente il sistema di riproduzione di opere bronzee greche con metodi razionali, realizzando grandi quantità di repliche. Nel passato la copia era considerata un mezzo di divulgazione di modelli, in un contesto storico-sociale, ove l'originalità non era un valore prevalente, mentre lo era la technè, l'abilità del saper fare. Il copista, in sostanza, era un artista e quelli che oggi consideriamo i grandi del nostro Rinascimento sono stati anche copisti. La scultura del David è stata oggetto di molte repliche a partire dal XIX secolo. Quelle di cui diremo sono in qualche modo relate alla città di Firenze. La prima copia venne realizzata da Clemente Papi. Nel 1847 egli ottenne il calco negativo in gesso dell'intera opera, dal quale ricavò il primo getto, oggi custodito nella gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze.
Nel 1866 Papi realizzò la riproduzione in bronzo del David da collocare al posto dell'originale nella Piazza della Signoria. Quest'opera non fu voluta dai fiorentini in quel luogo, ritenendo la colorazione scura della materia incongrua rispetto ai caratteri del contesto. Nel 1873 la scultura trovò definitiva collocazione al centro del piazzale Michelangelo, come parte di un monumento che comprende le copie delle quattro allegorie delle Cappelle Medicee. Apoteosi michelangiolesca, ardita operazione di giustapposizione di repliche di opere del grande artista, dove il David, guardando ora la città, indica il nuovo tempo. In Piazza della Signoria, nel 1910, venne posta invece una nuova copia del David scolpita nel marmo da Luigi Arrighetti, vincitore di un concorso indetto per la sua realizzazione. Quest'opera erediterà e riproporrà i valori semantici dell'originale, che solo in questo luogo, così ricco di significato, poteva possedere. La riproduzione digitale delle opere plastiche trova dunque i suoi capisaldi nel corso del XIX secolo, nell'adozione dei calchi, oggi vietati dal Codice dei Beni Culturali. Le tecnologie digitali stanno cambiando il nostro approccio alla conservazione del patrimonio. Negli anni più recenti sono stati svolti numerosi studi sul David di Michelangelo da qualificati gruppi di ricerca. Attraverso i modelli in tre dimensioni, siamo in grado di realizzare la riproduzione di una scultura, senza venirne a contatto, con un'accuratezza tale da azzerare le differenze con l'originale. Questi artefatti, che sono densi di informazioni e di connessioni reticolari, possiedono un plusvalore che deriva dalla possibilità di montaggio ipermediale e di costruzione sintattica dei nessi. Ecco perché, quando si parla di Digital Twin, si fa riferimento al modello digitale in tre dimensioni della scultura, su cui stratificare gli esiti di queste e di altre ricerche. A tale modello vengono collegati tutti i dati necessari alla simulazione di comportamenti strutturali e materici, a fronte di sollecitazioni sismiche e di variazioni delle condizioni ambientali. La riproduzione digitale del David, ancora prima di quella materica, consente di soddisfare esigenze differenti, sia per lo studio conoscitivo, la ricerca scientifica, la conservazione, la manutenzione dell'originale e sia per la fruizione dell'opera a fini educativi e divulgativi. Realizzare un gemello digitale del David non è più l'opera di un singolo, ma è un evento corale, il simbolo di un genio collettivo che rielabora la propria eredità culturale, in cui il concetto di copia si aggiorna assumendo nuovi significati. Per la prima volta nel campo dei beni culturali sono state individuate e adottate tecnologie di digitalizzazione prese in prestito dal mondo dell'industria. Queste consentono di minimizzare i tempi di acquisizione e di raggiungere elevati livelli di accuratezza. Il modello 3D del David è in verità il risultato più importante di questo progetto e rappresenta il miglior mezzo per salvaguardare nel tempo la memoria delle forme scolpite. Sono stati utilizzati due strumenti di rilievo. Il primo è un dispositivo con un sensore a luce strutturata montato su un traliccio appositamente costruito che proietta una sequenza di pattern di geometrie note, strisce colori RGB, mentre due telecamere acquisiscono in pochi secondi la cromia delle superfici e la proiezione dello stesso pattern ad angoli predefiniti. Lo scanner rileva con un'accuratezza da 3 a 6 centesimi di millimetro ed una risoluzione di 146 micron all'interno di una finestra di piccole dimensioni. Per evitare errori nell'unione di queste acquisizioni parziali,
è stato impiegato un secondo strumento con cui si misura la volumetria complessiva. Si tratta di un'apparecchiatura composta da un tracker abbinato ad uno scanner laser. Lo scanner, impugnato da un operatore, si muove parallelamente alle superfici da digitalizzare e acquisisce fino a 156.000 punti al secondo. Il tracker, invece, grazie allo scambio di un fascio di raggi laser con lo scanner, ne determina la posizione e l'orientamento nello spazio. Dal modello digitale ad altissima risoluzione così ottenuto è derivato quello per la stampa 3D. Per passare dal modello digitale alla riproduzione fisica è stata condotta una attenta ricerca per individuare una stampante di ultima generazione che permettesse grandi dimensioni di stampa ed alta velocità di realizzazione. La stampante ha un estrusore che si muove lungo i tre assi generando uno strato alla volta, per il quale utilizza un gel fotosensibile che viene estruso e quasi istantaneamente polimerizza, indurendo attraverso la luce ultravioletta. Questo procedimento ha permesso di realizzare i 14 pezzi in cui era stata progettata la suddivisione della scultura in 160 ore di stampa. Mentre Michelangelo ha scolpito un blocco di marmo, utilizzando quindi una tecnica sottrattiva, nella riproduzione con la stampa 3D del David è stato adottato un processo inverso di tipo additivo, attraverso la sovrapposizione progressiva di strati di materiale che ne hanno reso esattamente forme e dimensioni, la tecnologia del futuro. Le superfici delle parti dell'opera così ottenute possono successivamente essere finite con diversi materiali, fra i quali la polvere di marmo. Un impasto di polvere di marmo e collanti è stato fatto aderire alle superfici stampate, preventivamente preparate. Prima che iniziasse il processo di indurimento, l'impasto è stato modellato con grande cura ad imitazione dell'originale sulla base di una documentazione fotografica di estremo dettaglio. La finitura con polvere di marmo ha conferito alle superfici dell'opera l'aspetto materico dell'originale, mostrando persino i segni del tempo, registrando non solo le tracce lasciate sulla pietra dagli strumenti utilizzati dall'artista per scolpire l'opera, ma anche le anomalie del materiale e i danni subiti. Le varie parti che compongono la scultura sono state quindi unite e saldate tra loro. L'assemblaggio delle porzioni di quest'opera ha riguardato anche la componente strutturale. Dopo la delicata fase del montaggio, sono state completate le parti ancora prive della pelle di impasto di polvere di marmo. I restauratori hanno quindi ultimato il lavoro con un'ulteriore finitura delle superfici. La riproduzione materica del David è stata adagiata su una culla di polistirolo fresato, appositamente studiata e realizzata per essere movimentata e spedita in sicurezza. Con grande cura, l'opera è stata caricata sui mezzi di trasporto ed infine ha raggiunto Dubai, dove è stata installata nel Teatro della Memoria. Quando sono stata interpellata dal commissario Paolo Glisenti e dal Ministero della Cultura come responsabile scientifico e coordinatrice di questo progetto di riproduzione del David, ho pensato che fosse veramente una sfida. E come sfida ho pensato di rispondere con un progetto nuovo, ambizioso e anche rischioso, a sentire quanti mi hanno sconsigliato di seguire questa strada. Però ho voluto unire antico e contemporaneo, tradizione e innovazione, arte e scienza, in un connubio straordinario. Quali sono stati i passaggi per arrivare a questo? Ho scelto la più sofisticata delle tecnologie per la digitalizzazione, la stampante più grande e più veloce, i restauratori più bravi, l'esperienza e la cura nel trasporto di aziende attente. Ma il risultato non è la mera sommatoria delle parti, è il risultato di un progetto dove metodo ed esperienza derivano da anni di ricerca e formazione. Solo così abbiamo potuto garantire un processo
in cui ogni step ha potuto superare un controllo di qualità. Il 27 aprile 2021, alla presenza delle autorità degli Emirati Arabi Uniti e dell'Italia, viene svelata la copia del Davide di Michelangelo, realizzata per l'Expo Dubai 2020 ed esposta al centro del Teatro della Memoria del Padiglione Italia, che ha come tema «La bellezza unisce le persone». Il Davide è parte di un'articolata scenografia, espressione visuale della narrazione che si dipana nel percorso espositivo, una sorta di palazzo della memoria, dal grande impatto emozionale, dove si attraversano i tempi ed i luoghi del nostro paese e del quale propone bellezze, realizzazioni e progetti. In questo contesto, il David è l'asse intorno al quale si risolve il teatro della memoria. Si tratta di un ambiente scenografico ricco di citazioni, deposito di ricordi, sacello di conoscenza, quasi un rimando al teatro di Giulio Camillo del Minio. Qui non poteva esserci una riproduzione dell'opera, ma la copia come l'originale, da percepire con lo sguardo come tale, da esplorare attraverso i molteplici punti di vista del percorso. Va in scena l'idea di bellezza e di armonia rinascimentale, e di quella rappresentazione il visitatore diventa partecipe. Questo è solo il punto di partenza. In un mondo che va verso il digitale, la creazione di archivi 3D del patrimonio ha a che fare con la gestione di big data. Il David ha un peso di mezzo tera, solo il David. La questione della proprietà dei dati ha a che fare con la certificazione delle opere d'arte. Allora si può ridiscutere anche del valore della copia, che possiede un valore economico, che può diventare non solo un aspetto legato alla valorizzazione o alla comunicazione, ma un volano per la tutela. Perché pensiamo che questo sia davvero l'avvio di un nuovo processo che connette le persone, perché ancora una volta la bellezza unisce le persone. È veramente che questa opera ha tolto il grido a tutte le statue moderne e antiche, o greche o latine che elle fossero? Con tanta misura e bellezza e bontà, la finì Michelangelo. E certo, chi vede questa non deve curarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei nostri tempi o negli altri, da qualsivoglia artefice. E come paese che gode di un riconoscimento internazionale della protezione del patrimonio culturale, l'Italia, attraverso il commissariato, l'Università degli Studi di Firenze, ma anche con il supporto di alcune organizzazioni internazionali, l'UNESCO, il Comitato Italiano dell'ICOMOS e il CIPA Heritage Documentation, propone l'attivazione di un percorso di alta formazione per la digitalizzazione e la conservazione dei beni culturali in area di conflitto dedicato agli studenti del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato.